è davvero un piacere distendersi sul lettino dell'estetista. Gli esperti dell'estetica desiderano quanto noi ottenere una pelle luminosa e vellutata, ma accade che qualche volta notino delle alterazioni cutanee. Durante un massaggio nella parte posteriore del corpo della cliente possiamo notare delle macchie anomale. Il consiglio che noi estetiste diamo è di rivolgersi a un dermatologo per una visita specialistica. In effetti, varie tipologie di macchie possono comparire sul corpo e solo il dermatologo può riconoscerne tipicità e natura. Una grossa distinzione quando si parla di macchie cutanee va fatta tra quelle su base genetica, allergica, autoimmunitaria. Mi viene da pensare per esempio ai nei, alla psoriasi, all'eczema, alla vitiligine, oppure macchie su patologia infettiva, ecco, che vanno distinte dalle prime. Quali sono quelle più a rischio di contagio che possono causare danno anche all'estetista che ne è a contatto durante il massaggio? Sicuramente quelle su base infettiva, che possono essere di origine batterica, come le impettigini, che si manifestano con delle bolle ripiene di pus, o di origine fungina, come le micosi, le tigne, che sono lesioni rotondeggianti con forma bersaglio, l'origine virale come le verruche, il mollusco contagioso, e anche di origine parassitaria come la scabbia, per esempio, che non bisogna pensare che sia così infrequente. Per cui quando un estetista o una massaggiatrice si trova di fronte a una dermatosi pruriginosa, cronica, persistente, da causa ignota, è bene che consigli alla paziente di rivolgersi a un dermatologo e che venga fatta diagnosi, perché altrimenti in una procedura di massaggio, di drenaggio linfatico, può contrarre la stessa malattia. Sarà responsabilità quindi di quanti operano nel settore dell'estetica notare alterazioni cutanee e suggerire appunto l'approfondimento diagnostico dermatologico.